Lunedì 25 settembre ricorre il 70° anniversario della battaglia di Bosco Martese, la prima battaglia in campo aperto della Resistenza italiana, e l'ANPI ha organizzato le celebrazioni ufficiali. Quest'anno si tratta di un'edizione particolare perché ricorre il 70° anniversario di quel 25 settembre 1943, quando sulle nostre montagne a Bosco Martese fu scritta una delle pagine più belle della Resistenza italiana, e di fatto si trattò della prima battaglia in campo aperto della Resistenza. Le celebrazioni avranno inizio alle ore 10 presso il piazzale del Ceppo di Rocca Santa Maria, dove interverranno chiaramente le autorità comunali e provinciali. Poi ci sarà l'intervento del professor Roberto Ricci, che è docente di storia e filosofia, del segretario provinciale della CGIL di Teramo, del senatore Antonio Franchi, il nostro presidente provinciale. Le conclusioni affidate all'onorevole Giovanni Legnini, che è sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Erano giovani di diverso orientamento politico, di diverso credo religioso, di diverse nazionalità, tutti uniti dallo stesso sentimento, la riconquista della democrazia e della libertà. Vedete, oggi c'è gente che vuole azzerare la storia, gente che ha l'improntitudine di mettere sullo stesso piano Salò e la Resistenza. Per carità, i morti sono tutti uguali, a ciascuno va la carità cristiana. Però, sia chiaro, c'era chi stava dalla parte giusta e chi dalla parte sbagliata, chi lottava per la riconquista della democrazia e della libertà e chi invece teneva bordone ai nazifascisti che avevano seminato odio e terrore, non soltanto in Italia ma in tutta Europa.